Il 23 settembre del 2018, il cardinal Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è a San Giovanni Rotondo per la festa di San Pio. Nella sua omelia dice che Padre Pio ci ha lasciato anche l'esempio di come deve essere e deve vivere un vero sacerdote. Egli è stato per tutti l'uomo dell'incontro, del servizio incondizionato, della vita donata senza riserve. Con immensa gioia e profondo senso di gratitudine al Signore, celebro questa mattina l'Eucaristia qui a San Giovanni Rotondo, nel ricordo di Padre Pio da Pietralcina, che 50 anni fa lasciava questo mondo per il regno della beatitudine. Se fu grande quel giorno lo sconforto dei fratelli e dei tantissimi fedeli, ancora più grande fu la certezza che il Padre dal cielo avrebbe vegliato sui suoi figli, intercedendo con maggior forza presso di loro. Padre Pio, in effetti, non ha mai lasciato, non ci ha mai lasciato. Egli è presente in mezzo a noi con la forza della sua testimonianza e del suo amore paterno. Ringraziamo il Signore per averci donato questo santo del popolo che nella sua vita terrena si è fatto tutto a tutti, vicino alla povera gente, com'è tradizione dell'ordine francescano dei cappuccini, amabile con gli umili, ma severo con i potenti e con i superbi. Il segreto della sua vita eccezionale è stato uno solo, il desiderio coltivato fin da ragazzo di unirsi totalmente al Signore Gesù, di sperimentare in se stesso la passione del Figlio di Dio e di dissolversi completamente in lui. L'imitazione di Cristo è il senso di tutta la vita di Padre Pio, anche i segni della passione del Signore che portava nel corpo bene esprimono tutto questo. Fin da ragazzo Padre Pio amava raccogliersi in preghiera nelle chiesette di Pietralcina o sotto gli alberi dove si riparava dalla calura. La sua mente era sempre fissa in Dio, che sapeva scorgere nella bellezza del creato. Fu proprio sotto un olmo di piana romana che, appena sacerdote nel 1910, cominciò ad avvertire i forti dolori alle mani, ai piedi e al costato. Il suo ardente desiderio di seguire fino in fondo Gesù si stava realizzando al di là delle sue aspettative. Che croce sono state quelle ferite, quelle stigmate che portava sul corpo, ma anche che umiliazione, e per 50 anni. Ma fu il 20 settembre del 18, dopo la celebrazione della Santa Messa a San Giovanni Rotondo, che le sue mani e i suoi piedi cominciarono a dolere fortemente e a coprirsi di sangue. Un mistero che durerà fino alla morte, una sofferenza e un martirio continuo, sopportato soltanto con l'aiuto del Signore. Anche in altri modi Padre Pio ha toccato l'unione mistica col Signore Gesù, attraverso soprattutto la sofferenza dell'incomprensione, dell'umiliazione, dell'abbandono. Se il dolore alle mani e ai piedi lo logorava, un tormento ancora più atroce egli avvertiva nell'intimo del cuore quando fu isolato
dai fedeli, dalle persone amiche, dai figli spirituali. Quando poteva celebrare l'Eucaristia esclusivamente da solo nel buio di una piccola cappella. Tutta la vita di San Pio è stata un autentico calvario, un'interminabile storia di sofferenze abbracciate con amore e per amore, come nostro Signore abbracciò la sua croce. Su questa collina riarsa di San Giovanni Rotondo, Padre Pio ha vissuto in se stesso la profonda unità, la sequela, l'imitazione, la conformazione a Cristo. Egli a buon diritto ha potuto dire con l'Apostolo: quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io lo sono per il mondo. La sua vita offre a tutti noi un potente insegnamento. Ci ricorda continuamente che essere cristiani non è un semplice atto formale di adesione alla Chiesa, ma è un continuo cammino di purificazione interiore, di paziente e sofferta sequela sulle orme di Cristo, che umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Un cammino che ci conduce inevitabilmente ad incontrare nella nostra strada i feriti della storia, come ha fatto Padre Pio, i poveri, i malati, i rifugiati che tendono le mani verso di noi. A somiglianza di Gesù, anche noi siamo chiamati a chinarci sul prossimo sofferente, come ha fatto Padre Pio. Il nostro santo apriva le braccia a chiunque si rivolgesse a lui, raccoglieva nel cuore le sofferenze delle migliaia di persone che da tutto il mondo chiedevano il suo aiuto, spirituale o materiale. Abbracciava ogni giorno decine di penitenti che portavano sul proprio corpo la lebbra del peccato, presentandoli al Signore perché li sanasse. E quando più grave era la situazione, era allora che dava la penitenza più leggera, perché dice: chissà cosa dovresti fare. E allora lui prendeva accanto alla sua anche le croci dei fratelli, intercedendo per loro. Padre Pio ci ha lasciato anche l'esempio di come deve essere e di come deve vivere un sacerdote. Egli è stato per tutti l'uomo dell'incontro, del servizio incondizionato, della vita donata senza riserve, spesa al confessionale, nella direzione spirituale, nella celebrazione eucaristica. Un vero Alter Christus, un sublime, limpido esempio che non ammette doppiezze, non scende a compromessi con le lusinghe del mondo, non tradisce il santo mistero. Stiamo attraversando, fratelli, tempi difficili. Si potrebbe addirittura pensare che Dio non abbia più posto nella nostra epoca. La vita di Padre Pio ci dice invece che la croce di Cristo è ancora in grado di parlare e di provocare, perché quella croce è il segno di un amore grande che ci interpella e ci porta alla vita vera e alla gioia. Provo a sottolineare, prima di concludere, la vita di Padre Pio in alcuni punti. La passione del Signore ha dato inizio alla sua consacrazione religiosa, essendo entrato in convento da giovanissimo. Aiuti tutte le vocazioni, Padre Pio, al sacerdozio, alla vita religiosa, a coloro che ancora oggi vogliono consacrarsi a Dio. Aiuti, Padre Pio, i nostri giovani che faticano a trovare una strada nella quale vivere con coerenza
le scelte definitive. La passione di Gesù poi ha dato forma al ministero sacerdotale del Santo. San Pio è stato un vero esempio per tutti i nostri presbiteri che sono chiamati a dare la vita per gli altri, vero segno di consolazione per il popolo di Dio. Il ministero del prete, ma anche il ministero di chi è padre e madre in una famiglia, non è quello di fare qualche cosa di importante, è quello di dare vita, di comunicare vita. Padre Balducci, che scrisse un bellissimo articolo su un quotidiano su Padre Pio, disse queste parole: il pensiero che in un tempo di dei falsi e bugiardi ci sia questo umile servo di Dio mi dà fiducia e calore. Il mondo mi sembra meno sporco e meno derelitto pensando a lui. Ce ne fossero, diceva Balducci, araldi come lui, uomini che saprebbero meglio degli altri che Dio li ha invitati a nozze. È bellissimo questo pensiero, riscoprire attraverso la grandezza di questi santi, di questi uomini, che anche tutti noi siamo invitati a nozze nel regno di Dio.